Gesù ci dice di non stare a classificare gli altri per vedere chi è nostro prossimo e chi no, ma che tu puoi diventare prossimo di chiunque incontri nel bisogno, se nel tuo cuore hai compassione. Così Papa Francesco ha commentato la parabola del buon samaritano nella catechesi d'udienza generale di questa mattina in piazza San Pietro, davanti a più di 30.000 fedeli. Proseguendo la serie di catechesi giubilari sulla misericordia, il Papa ha sottolineato che il samaritano è figura di Cristo, che si è chinato su di noi e ci ha salvati, perché anche noi possiamo amare come Lui ci ha amato. Prima di lui però il sacerdote e il levita vedono il moribondo ma lo ignorano, perché non è automatico che chi frequenta la casa di Dio e conosce la sua misericordia sappia amare il prossimo. Eppure non esiste vero culto se non si traduce in servizio al prossimo. Non dimentichiamolo mai, di fronte alla sofferenza di così tanta gente sfinita dalla fame, dalla violenza e dalle ingiustizie, non possiamo rimanere spettatori. Ignorare la sofferenza dell'uomo cosa significa? Significa ignorare Dio. Se io non mi avvicino a quell'uomo, a quella donna, a quel bambino, a quell'anziano, a quell'anziana che soffre, non mi avvicino a Dio. Il samaritano, invece, ha concluso Papa Francesco, ha il cuore aperto, sintonizzato con quello di Dio e prova compassione, come il Signore, che non ci ignora, conosce i nostri dolori, ci viene vicino e non ci abbandona mai.